È una mostra che vuol far vedere la rappresentazione della società dell'età moderna verso il cibo. Questo palazzo è un grande palcoscenico per la vita del duca, è una società che è differente che noi, che nostra società è una società gerarchica con il duca al cima della struttura, e il banchetto è una forma di rappresentazione del principe, è una possibilità di far vedere al pubblico la struttura della società in una grande festività. Per fare conoscere un po' questa storia dell'eccellenza della cultura del mangiare, ci siamo decisi subito di organizzare qui, al complesso museale Palazzo Ducale, una mostra che parla di questa eccellenza della cultura legata al cibo, al mangiare, ai banchetti, alla presentazione, diciamo proprio la cultura della presentazione del cibo. Nella nostra città, nella nostra terra, nella nostra provincia è impossibile scindere dalla cultura quella che è la cultura materiale del nostro territorio, che è la storia enogastronomica. Quello che è il rapporto, e che è un rapporto fecondo, importante, tra la cucina, l'enogastronomia, il territorio e l'arte e anche il potere. Perché non vi è dubbio che nella nostra storia la cucina ha rappresentato anche il potere. Gli oggetti vengono gran parte d'Austria, un gran parte d'Italia, e siamo stati molto lieti che tanti prestatori in Austria, monasteri e anche musei prominenti d'Italia, come gli Uffizi per esempio, hanno dato dei oggetti preziosissimi. È una mostra che comincia con il periodo del Rinascimento, quando le regole del mangiare sono fatte, come il cortigiano per esempio, e che finisce nel periodo di Maria Teresa, che è stato a Mantova nel 1739 e ha anche pranzato nel castello. È interessante di questo cambio dell'inizio delle regole e il fine delle regole, perché in tempo di Maria Teresa anche il corte è stato stancato delle queste regole e ha trovato di una forma di vivere che è quasi borghese. Io penso che questa mostra è interessante per il pubblico perché è un tipo che non è comune in Italia, un tipo di mostra di cultura, di storia, anche con grande qualità artistica, ma vogliamo una storia per il pubblico che mi sembra interessante.